Dunque, allora iniziamo il nostro appuntamento con le idee di carta. Vorrei far invito sul palco Giorgio Devoto, edizioni San Marco dei Giustiniani, di Genova. Beh, certo, poi ce lo dirà, prego, si accomodi. Ho detto di Genova perché quando ho avuto il premio per la cultura da parte della Presidenza appunto della Repubblica, e Ciampi che dava questo premio, a un certo punto sento San Marco dei Giustiniani, dice editore Veneto, dicono ramo genovese, allora naturalmente tengo a precisare la nostra origine, un'altra Repubblica, ma comunque non la veneziana. Dunque, intanto prima di iniziare questa piccola breve chiacchierata per presentare la casa editrice, due parole su Giorgio Devoto, una vita dedicata alla cultura. Devo dire, poi ho scoperto anche autore di poesie, di racconti, di un testo teatrale su Dino Campana. Sì. È un testo teatrale con Dino Campana. È stato assessore alla cultura della provincia di Genova. E, come ricordava, nel 2001 il Ministero dei Beni Culturali gli ha conferito il Premio Nazionale per la Traduzione. Nel 2004 l'Università di Genova gli ha conferito la laurea honoris causa in Lingue e Letterature Straniere. Le edizioni San Marco dei Giustiniani di Genova... Nasce nel 1975 con una pubblicazione di Alfonso Gatto che si chiamava Lapide, dico bene? Perfetto, Lapide 1975. Quindi sono più di 35 anni che l'edizione San Marco dei Giustiniani fa poesia. Ed esclusivamente poesia e saggi legati alla poesia. E saggi legati alla poesia. Dunque, ieri abbiamo fatto una piccola chiacchierata, vedo che insomma è inutile domandare. Le lascio la parola. La ringrazio, io non posso che ringraziare prima di tutto di essere stato invitato, perché la poesia è già stato detto, ma vale la pena di ribadirlo, credo che sia una di quelle cose dove il libro acquista anche qualità profetiche. Quando Montale pubblicò Gli ossi di seppia con Gobetti, adesso questa prima edizione vale quanto un'automobile, ma da un punto di vista venale, da un punto di vista culturale evidentemente non c'è confronto, lo pubblicò in 1000 copie e ne vendette credo 350-400, mi raccontò lui una volta. Però questo libro ebbe un tale impatto nella cultura italiana che evidentemente la poesia ha un sovraccarico di qualche cosa che riesce in qualche modo a permeare l'atmosfera culturale di un paese. E l'Italia ha nel Novecento, non solo dico, ma adesso visto che io ho pubblicato quasi tutti gli autori del Novecento, devo dire ha veramente avuto degli esempi altissimi di qualità poetica. Abbiamo avuto due premi Nobel, Quasimodo e Montale, di origine genovese, stundaio come si riferiva lui, nel senso di schivo riservato. Io ho sempre avuto la passione della poesia. Caproni, lasciatemi fare una piccola parentesi un po' narcisistica, il Novecento italiano, se voi fate caso, è attraversato praticamente dalla poesia che ha origine a Genova. Sbarbaro, uno dei più grandi poeti, ha fatto prima di Iliot questo straniamento nella città, prima di Terra Desolata appunto di Iliot, il suo Pianissima del 1914, fra due anni a 100 anni, ed è un libro attualissimo. Dopo Sbarbaro, Montale, che a Sbarbaro deve molto. Dopo Montale, Caproni, il grandissimo altro poeta, nato a Livorno, ma da lui stesso considerato genovese, e che definiva Genova la città dell'anima. Quindi la poesia in una città che tutto sommato sembra schiva, sembra più adatta ai commerci, eccetera, ha avuto sempre un grande riscontro ed è stata cantata anche da poeti di grande valore. Se noi pensiamo a Dino Campana, con i suoi canti orfici, c'è Piazza Sarzano, ci sono tantissime cose dedicate a Genova, c'è la bellissima poesia appunto di Genova, e Campana era un autore che mi affascinò molto, tant'è vero che scrissi questa cosa che fu messa in scena con la regia di Giorgio Gaglione e interpretata da Ugo Maria Morosi. Io avevo immaginato, perché così mi raccontò Luzzi giovanissimo, era andato a trovare, per una forma così come succede a chi ama la poesia, era andato a trovare Campana, che come tutti penso sappiate fu ricoverato in manicomio e lì morì. E Luzzi mi raccontò che quando andò a trovare Campana, Campana non lo riconobbe. Io invece immaginai che Campana, vedendo Luzzi giovane poeta, ripercorresse la sua vita, e su quello ho costruito questo spettacolo teatrale.
Allora, io ho pubblicato il primo libro di Alfonso Gatto. Alfonso Gatto perché ricordo di averlo visto, allora la televisione mi sembra fosse un po' più, in qualche modo, sussiegosa e seria, ma anche più colta, e facevano vedere nel pomeriggio un piccolo inserto in cui o Albertazzi, che era seduto su una poltrona e teneva la mano su un libro esattamente come nella prima edizione dello Specchio, con quel particolare del bronzino, e leggeva, e a volte invece venivano invitati dei poeti veri e propri. Alfonso Gatto, voi sapete, aveva gli occhi da gatto, di un verde blu incredibile, con delle ciglia enormi. La prima volta che l'ho visto rimasi assolutamente affascinato da questo personaggio. Alfonso Gatto, per riuscire a mettere insieme la cena con il pranzo, scriveva a rotta di collo e per questo appunto seguì il Giro d'Italia, il Giro di Francia, fece degli articoli di carattere sportivo, e io amai molto Gatto perché oltretutto si occupava non tanto dei grandissimi campioni, allora Bartali, Coppi, Magni e via di questo passo, ve li posso elencare tutti perché sono tifosissimo di ciclismo, ma si occupava delle seconde scelte, di coloro i quali facevano, diciamo, i gregari, di coloro i quali in qualche modo avevano quei momenti di gloria. Dato che lui era un cronista di colore, così veniva definito, questi articoli, che io ho tutti perlomeno in fotocopia, erano da me letti con grande attenzione. Quando ebbi occasione, dopo io ho iniziato facendo il mercante d'arte, dopo 5 anni, avendo sistemato un po' i conti, facendomi insultare ferocemente da mia moglie, che con me costituisce tutto il personale delle edizioni di San Marco Cristiano, mia moglie, siamo 50 anni che siamo insieme, quindi lo dico con grande affetto e gratitudine questo insulto, perché lei ogni tanto mi tira le redini, perché io altrimenti, nonostante i miei oltre 70 anni, vado per la tangente ancora adesso, e comunque la convinsi a permettermi di pubblicare libri. Naturalmente mi rivolsi ad Alfonso Gatto, e per avere questo indirizzo, per poter parlare appunto con Gatto, mi rivolsi a questo grandissimo, grande, enorme poeta, Giorgio Caproni, che poi col tempo divenne mio amico, che pubblicai in varie raccolte eccetera, e che una volta eravamo a Santa Margherita davanti a una pizza, ed era tutto contento perché eravamo reduci da una lettura fatta al Teatrino di Portofino dei suoi testi con Ferruccio De Ceresa, autore, famoso autore, appunto, di grandissima qualità, e insomma, eravamo lì seduti, e allora su un tovagliolo scrisse, e lo conservo gelosamente: quando andrò in paradiso penserò a Giorgio Devoto, brinderò col bicchiere vuoto all'ombra del mio viso. Poi mi dedicò una splendida poesia, così come Luzzi, come Ceronetti e tanti altri, e Marin addirittura tutta una raccolta, ma questa è una cosa estemporanea che mi scrisse così. Allora chiesi a Caproni se fosse stato possibile mettersi in contatto con Gatto. Ci mettemmo in contatto, venni qui a Roma, ebbi l'emozione di conoscere in carne ed ossa un poeta che io amavo già sui libri, ho tantissime sue prime edizioni, e naturalmente con grande bonomia mi diede queste poesie, pubblicammo, dopodiché feci la pubblicazione di Biagio Marin, un poeta dialettale straordinario, di grado, perché proprio come linea iniziale io volevo dare della poesia il senso di quella che è la ricchezza del nostro paese. E la poesia dialettale è una delle ricchezze più importanti, sì, che il nostro paese può vantare, perché noi abbiamo tante lingue che adesso abbiamo declassificato in dialetti, ma in effetti hanno una articolazione, una completezza di grammatica, di sintassi, che veramente si possono definire lingue. Biagio Marin scriveva in dialetto la sua prima raccolta, scritta a Firenze, Fiori d'Etapo, nel 19, allora era uno scandalo scrivere in dialetto, e continuò a scrivere in dialetto. Allora pubblicai questo secondo volume dedicandolo appunto a Marin, per dire: io faccio anche dialettali. Allora, negli anni del 75, pubblicare dialettali era considerato soltanto autori folcloristici di poco valore. Invece, non so, dico, basta nominare il Tessa, che ho avuto il piacere di pubblicare con la traduzione di Loi, altro dialettale che ho pubblicato, considerato uno dei più grandi poeti italiani, certo, è veramente un poeta straordinario. Allora, dopodiché, era stata mia moglie a farmi scattare questo meccanismo. Io mi dissi: ho sentito alla radio delle poesie di Sandro Penna. Dico: sì, ma l'ho letto tutto quanto. Dice: ma certo che sarebbe bello pubblicarlo. Quindi mi intignava, mi insultava, se facevo, però poi tante mi spingeva.
E naturalmente cercai di mettermi in contatto, gli telefonai, gli feci una corte telefonica indubbiamente, credo, impossibile. Alla fine aveva una voce un po' raspante, poi mi disse, poi dormiva ad orari un po' strampalati, perché lo chiamava alle due, mi diceva, ma perché mi chiami di notte? E dicono, guardi, sono le due del pomeriggio. Vabbè, ma io stavo dormendo, ho capito, comunque è giorno. E chiesi e ottenni alla fine un appuntamento, dice, però vieni alle 4 puntuale, perché se arrivi in ritardo io non ti apro perché non sopporto i ritardi. Potete immaginare il sottoscritto davanti alla sua porta alle 4 meno 5 a guardare l'orologio, aspettare che scoccassero le fatidiche 4 per bussare alla porta. E questo personaggio mi venne ad aprire ed ebbi veramente la gioia di conoscere un grandissimo poeta di una qualità estrema, uno dei più grandi del nostro Novecento, di questo nitore incredibile. Le sue poesie sembrano niente, però quando le leggi ti danno veramente quel momento di assoluta serenità d'animo che ben pochi riescono a darti. E io purtroppo devo... Io smetto devo, subito. Volevo farle una domanda. La prego, sono qui, io chiedo no, scusa perché se... Dico, e poi dopo, però, a cui la prego di rispondermi brevemente, perché purtroppo il a tempo sua disposizione. È tiranno. No, assolutamente. Detto, a me bastava un'ora e mezza. Siamo noi, lo so, ma infatti faremo una volta una giornata intera. Anzi, non vorrei annoiarvi, per ascoltarla, io scusa, non smetterei mai di ascoltarla. Troppo gentile. Ma dicevo, oggi, quindi, tutta la poesia del Novecento. Oggi la ricerca sulla poesia che fa la edizione San Marco dei Giustiniani, araba. Soprattutto Mediterraneo. In questo sì, tutto il Mediterraneo, la riva sud, perché ho pubblicato anche la poesia francese in grandissima abbondanza, tutti i grandi francesi li ho pubblicati con grande piacere, però devo dire, e oggi pomeriggio ci sarà questa straordinaria poetessa Dunia Mikhail, che io ho pubblicato, l'unico libro suo pubblicato in italiano, ho questa collana Poeti della riva sud del Mediterraneo, ho cominciato nel 97 con Adonis, e devo dire, oramai siamo al 17º, 18º titolo, con testa fronte, sono dei poeti straordinari e veramente di una qualità incredibile, e benché all'inizio, nel primo anno, io abbia venduto credo in tutto 3 o 4 copie dei primi autori, che di tutto l'anno, sia chiaro, no? Di questi autori, devo dire che nel tempo, oramai dal 97 ad oggi, esaurisco le tirature, le rifaccio eccetera, per esempio Adonis siamo alla terza, Cabbani, quest'altro grande poeta, siamo alla terza anche, alcuni alle seconde, veramente sono una ancora c'è questa vivacità di poesia che, per esempio, in Italia, devo ammettere, salvo poche eccezioni, però non sono giovanissimi, lì abbiamo il professor Bacchini che è un grandissimo poeta, non c'è più. Abbiamo, secondo me, un momento di riflusso, per cui grandi poeti, Caproni, Luzi, Bertolucci, tutti carissimi amici che ho amato molto, non ci sono più. Ci sono dei bravi poeti, qui ho visto Pecora, ho visto altri che sono poeti validissimi, però non sono giovanissimi. Tra i giovani sarà perché divento vecchio io, vedo con fatica la qualità che invece nella poesia araba invece è così straordinaria, a mio modo di vedere. Va bene, io la ringrazio con questa sua ardua sentenza. No. Del tutto personale. Io voglio solo ricordare che, appunto, a parte che nel pomeriggio ascolteremo Dunia Mikhail, che ha pubblicato con la edizione di San Marco dei Giustiniani La guerra lavora duro. Terribile, poi ci sono dei testi terribili. Ascolterete. Pugni nello stomaco. Dei pugni nello stomaco. E che comunque alle vostre spalle c'è lo spazio dove la edizione di San Marco dei Giustiniani ha tutti i suoi libri, peraltro bellissimi. E quindi... Non vorrei dimenticare, me ne vado, la traduttrice Elena Chiti, che è qui tra il pubblico e non vedo. Già, è vero, ha fatto cioè, una traduzione, Chiti, la traduttrice. È là. Ha fatto una traduzione veramente impeccabile, e credo che tradurre dall'arabo la poesia in italiano non sia da tutti. Non è per niente facile, vi prego di credere. Quindi merita lei un applauso per quello che ha fatto. Grazie mille.